Salve a tutti, vi voglio presentare Google Classroom. La vedremo all'interno di G Suite for Education. Tutti però possono creare un Google Classroom da un account di Google. Possiamo creare un corso di cui siamo solo noi docenti oppure nel corso possiamo invitare altri docenti di altre discipline e si ha così la possibilità di avere la compartecipazione di questi docenti e il numero dei docenti che si possono aggiungere in un corso oltre a noi è di 19. Che cos'è Google Classroom? Classroom fa parte anche di G Suite for Education, una suite gratuita di strumenti per la produttività che include mail, documenti e spazio di archiviazione. Progettato in collaborazione con gli insegnanti, Classroom consente loro di risparmiare tempo, semplificare l'organizzazione dei corsi e migliorare la comunicazione con gli studenti. Si può accedere a Google Classroom, come vi dicevo, anche indipendentemente da G Suite for Education con un account Google. Le funzioni principali sono quelle che integra Google Drive, Docs, Calendar e Gmail. I docenti utilizzano questi strumenti per l'attività di condivisione e di monitoraggio degli studenti. Gli studenti organizzano, elaborano e consegnano il loro lavoro di apprendimento in Google Drive. I docenti mettono a disposizione risorse di lezioni, assegnano i compiti e controllano in tempo reale se gli studenti hanno fatto i compiti e come. Per accedere a Classroom bisogna avere, lo ripeto, un account Google. Si accede da url classroom.google.com e ci si registra. Per entrare in una classe o crearne una, ti chiedono poi se vuoi farlo come docente o come studente. I vantaggi di usare Classroom sono la semplicità di configurazione. I docenti possono invitare gli studenti per mail o con codice della classe. L'economia di tempo, immediata la correzione dei compiti online. Gestione efficace. Gli studenti prendono visione dei loro compiti e hanno a disposizione i materiali per lo studio e la consultazione, rispondono a questionari, accedono a schede di approfondimento, leggono gli avvisi e istruzioni del docente sugli appuntamenti, le scadenze, le cose da fare. Gli studenti possono essere abilitati ad aggiungere post e commenti. Ora andiamo a vedere come funziona Google Classroom. In una nuova scheda andiamo a digitare Classroom. Google. Ho sbagliato. Ok. Accedo ora il primo risultato, Google Classroom. Voglio accedere però con un account G Suite, quindi
Vado a sceglierlo tra i miei account. Comunque volevo farvi vedere che ho una classroom esterna pure a G Suite, tutti i corsi a cui partecipo e che ho creato. Entro con un account G Suite e qui trovo tutti i corsi che ho creato e a cui partecipo. Posso andare a creare un nuovo corso con il più. Infatti mi dà la possibilità di creare un nuovo corso, di iscrivermi ad un corso se invitata, ad esempio, da un collega con il codice della sua classe a parteciparvi come docente. Andiamo noi a creare un nuovo corso, gli digitiamo il nome del corso, terza A, e andiamo a creare la materia, mettiamo filosofia. Avrei potuto creare anche un mega corso interdisciplinare tra gli utenti tra gli insegnanti della classe, ma vabbè, per il momento metto come materia filosofia crea. Intanto la classe si sta creando con. Bisogna attendere un attimo la creazione della classe e la vedremo tra poco comparire ed è questa. Questa è la classe terza A. Vi faccio notare che abbiamo il codice del corso della classe che potremo andare ad inviare ai nostri studenti perché si associano alla classe. Questa modalità dell'invio del codice della classe, forse è la più semplice per far iscrivere gli studenti. Abbiamo un link di Meet che poi andremo a generarlo, questo link più avanti. Nella parte centrale, noi ci troviamo nello stream del corso. Lo stream è praticamente la zona vetrina di quello che succede in tutto il corso e serve per inviare dei messaggi. Ritroviamo nello stream tutti gli appuntamenti della classe, sono visibili. Quindi tutti gli annunci e nella parte destra i lavori in scadenza. Importante è che possiamo andare dalla rotella nei dettagli del corso. Vedete, terza A, potrei anche poi descrivere il corso. Esempio, formazione della classe o d'altro. Il resto, poi mi dà anche qui il codice del corso e me lo rende visibile, visualizza, me lo rende visibile in grande oppure mi dà la possibilità di copiarlo per inviarlo. Poi ho nei generali lo stream e posso decidere se gli studenti possono aggiungere post e rispondere alle domande, rispondere con commenti e se gli studenti possono aggiungere solo commenti o se gli insegnanti possono aggiungere dei post. Direi che per il momento seleziono gli studenti, possono aggiungere solo commenti, che potrò modificarlo. Il riepilogo per il tutore attivo.
Anche da qui potrei generare il link di Meet, vediamo dopo. E il resto lo andremo a settare in base alle nostre necessità successive. Chiudo le impostazioni del corso, le tue modifiche non sono state salvate, non le ho salvate. E quindi a nulla vado a salvare le modifiche che ho fatto. Ok? Me la salvate. Ora potete vedere che questa classe è connessa a tutte le applicazioni di Google. Ok? E ora possiamo caricare una foto o selezionare un tema per la classe. In seleziona tema o le proposte dei banner che messi a disposizione da Classroom e suddivisi per categoria. Chiudo. Posso aggiungere una foto invece. Dal mio computer ne aggiungerò una qualsiasi per vedere la funzionalità dalle mie foto. Ad esempio, potrei aggiungere questa. Vediamo com'è. Sì, posso aggiungere questa. Allora la trascino. Qui, vediamo, speriamo che sia grande abbastanza. Mi dice lei che è troppo piccola, quindi né seleziono né individuo un'altra che sia di dimensioni maggiori. Ad esempio, questa la trascino, speriamo che questa volta non sia troppo piccola. Ecco. E mi faccio il ritaglio. Seleziona tema classe e tra poco ecco selezionato il tema della classe. Siamo come vi dicevo nella zona dello stream e qui posso inviare un primo messaggio. Di benvenuto alla classe. Vedete che ho la possibilità in pair di mandarlo alla terza A oppure alle altre classi di cui sono docente. Posso inviarlo a tutti gli studenti. Nel caso fossero iscritti gli studenti li vedrei comparire qui e potrei mandarlo solo ad alcuni degli studenti. Questa potenzialità è molto importante in tutti i messaggi che posso mandare perché mi permette di seguire in modo individualizzato alcuni studenti che abbisognano di consigli ulteriori o di materiali aggiuntivi. Pertanto è una funzione che serve per l'inclusione. Ok, scrivo il messaggio del corso. Benvenute e benvenuti nel corso della classe, potrei aggiungere altre cose, ho la possibilità con aggiungi di inserire una serie di cose, esempio un documento da Google Drive, un link, un file dal mio computer o un video YouTube. Proviamo ad andare in Google Drive, a prendere un qualsiasi
documento, vabbè, prendo questo per vedere la funzionalità. Ok, ho aggiunto un documento di accompagnamento, potrei aggiungere anche un video YouTube, vediamo se lo troviamo con la ricerca. Benvenute, benvenute, Lauro Antichi, vediamo se ne trovo uno. Ok, cerco, se lo trovo, se no non lo aggiungerò. Ecco, ne prendo uno qualsiasi, benvenuto, che ho già preparato. Potrei comunque prepararlo in maniera mirata per questa classe. Lo aggiungo e ho aggiunto anche un video di benvenuto. Potrei ora pubblicare subito questo post, oppure programmare la pubblicazione a dopo, programma, esempio, tra qualche giorno, potrei anche cambiare l'orario della programmazione, lo annullo, quindi lo potrei anche posticipare attraverso il calendario. Poi, oppure potrei anche salvarlo come bozza e poi riprenderlo e successivamente pubblicarlo. Lo pubblico, come vedete, a tutti gli studenti della classe che anche si iscriveranno alla classe pubblica e questo messaggio compare, come vedete, nello stream con i suoi allegati. È un modo di comunicazione, questo perfetto per essere a contatto diretto con la classe. Pertanto il post può anche essere è interattivo perché può essere commentato, come potete vedere. Ora mi collego a persone per invitare tanto gli studenti che i docenti. Mi basta cliccare sul più per invitare gli insegnanti. Posso digitare un nome o un indirizzo email dell'insegnante, invita. Comparirà in grigio finché non accetta l'invito di aderire alla classe. Così posso invitare gli studenti manualmente, digitando un nome, ad esempio, a prova studente, mi viene fuori invito. Questa procedura è molto lunga, ma potrebbe essere facilitata dall'inserimento qui del nome di un gruppo di studenti che corrispondono alla classe se l'amministratore ha fatto il gruppo classe. Digito il nome anche di un altro studente, lo invito e così ho due studenti invitati al corso. Naturalmente risultano sempre in grigio perché non hanno ancora accettato l'invito. Come vi dicevo, molto più semplice se gli studenti si iscrivono con il codice della classe che è stato loro inviato. Potrei anche decidere di eliminare uno studente selezionando la casella e selezionando poi dalle azioni rimuovi, se mi accorgessi che questo studente ha utilizzato un codice della classe ma non fa parte del gruppo classe. Ritorno ora nello stream e mi collego a lavori del corso. Questa zona è il cuore dell'attività della classe. Questa è una zona molto interessante,
perché è qui che avviene tutta quanta praticamente la formazione rispetto ai contenuti. Mi dà la possibilità di assegnare al corso compiti e domande, utilizzare gli argomenti per organizzare i lavori del corso in moduli o unità, ed è collegata a Meet, sempre a Google Calendar e a una cartella di Drive che è stata creata appositamente per il corso in automatico, come è stato creato in automatico un Google Calendar per il corso. Vado in Crea e ho la possibilità di creare un compito con quiz, una domanda materiale, riutilizzare un post, un argomento. Vado in Crea compito. L'argomento lo metto da qui, infatti crea argomento, inserirò filosofia. Poi vado a vedere che questo argomento è stato in automatico assegnato a tutti gli studenti della classe terza, quindi in tutti gli studenti, anche qui potrei dedicarlo semplicemente ad alcuni studenti se fossero registrati per dare un lavoro aggiuntivo o di recupero ad uno di loro. Il titolo, metto il titolo, questo è molto importante, Socrate, istruzioni. Completa, ad esempio, la presentazione. Infatti posso aggiungere un documento di Google Drive che ho preparato per gli studenti, o un link, o un file o un video YouTube. Ok, oppure creare direttamente un documento, una presentazione dei fogli, disegni e modulo. Utilizzo aggiungi da Google Drive e vado a cercare il documento che ho preparato di presentazione di Google Drive. Voglio che gli studenti in questo caso possono modificare il file per creare un documento collaborativo di presentazione su Drive, quindi seleziono questa. Nel caso volessi invece che ciascun studente potesse avere una copia personalizzata e non di gruppo, potrei fare, crea una copia per ogni studente. Potrei anche decidere se fosse un'altra tipologia di documento allegato che gli studenti possono solo visualizzare il file. Ok? Posso mettere poi una data di scadenza e un'ora di scadenza attraverso il calendario. Giugno, mettiamo il 20 giugno, mettiamo un'ora facoltativa 14 00. Ok, quindi ho inserito, l'ho assegnato, quindi assegna. È stato salvato, il nome c'è, tutte le istruzioni ci sono. Vado in assegna. Il compito è stato assegnato. Come potete vedere da qui, scadenza il 20 giugno. Potrei anche modificare, eliminare, copiare il link di questo compito che ho creato. Se vado sullo stream, posso vedere che ho pubblicato un nuovo compito che si chiama Socrate. Ok.
Quindi è stato anche questo, è stato assegnato. Ritorno nei lavori del corso. Vedete che ho qui di nuovo il compito che ho assegnato. Posso andare a vedere il calendario. Questo è uno dei calendari creati da Google dentro il corso e dentro questo calendario posso vedere soltanto i compiti che sono stati assegnati alle mie classi. E vedete che il 20 giugno è stato assegnato un compito Piaget e un compito Socrate. Ok. Questa è funzione del calendario per visualizzare quelli che sono i compiti e gli appuntamenti, è sicuramente molto interessante. Ok, procediamo nei lavori del corso. Ora andiamo ora a creare un compito con quiz. Dobbiamo mettere un titolo e mettiamo Socrate. Istruzioni. Rispondi alle domande. Poi andiamo nella parte destra. Sarà per tutti gli studenti della terza A, potrei anche assegnarlo ad altri studenti delle altre classi, ad esempio formazione 2020. Ok, potrei, se volessi, tiro via l'altra classe, magari, decidere di somministrarlo solo ad alcuni studenti della classe che compariranno qui sotto tutti gli studenti una volta che si sono registrati. Potrei dare una scadenza attraverso il calendario, ad esempio l'11, facciamo il 25 giugno. Potrei mettere un'ora, 15, ad esempio, e 30. Metto i puntini, 15 e 30, con l'ora della scadenza. Potrei, se l'avessi fatta, allegare anche una griglia di valutazione perché gli studenti conoscano i criteri di valutazione. Aggiungo un blank quiz da Google Moduli. Metto un titolo, Socrate. Descrivo il modulo. Era Socrate. In Untitled Question metterò, poiché voglio sapere quali nome e cognome degli studenti che risponderanno. Nome
Cognome, sarà non una scelta multipla, ma una risposta breve. Rendo obbligatoria questa risposta, adesso correggo questo, l'ho scritto male. E aggiungo una domanda, questa volta a scelta multipla. Posso scrivere chi era Socrate? Punto di domanda. Nell'opzione 1 posso scrivere un filosofo. Nella se, altra opzione posso scrivere un letterato. Potrei anche aggiungere un'immagine, cercandola, potrei caricarla al computer, fotocamera tramite URL, foto, Google Drive, oppure ricercando le immagini nel web, Socrate. Invio. Cerco le immagini, ne scelgo una che mi sembra adatta. Scegliamo questa. Sì. Mi ha aggiunto l'immagine. Potrei aggiungerla anche a un filosofo. L'immagine. Faccio la mia ricerca delle immagini. Scelgo questa. E poi vado a inserire la chiave di risposta, scegliendo la risposta corretta e assegnando il punteggio che voglio, massimo che voglio, che è il punteggio che voglio attribuire. Non faccio invia, vado, quindi chiudo questa domanda e vedete che ho dato la scadenza e posso andare ad assegnare a compito. Ora ad assegnare il compito. Salvato, mi dice, assegno il compito. Quindi il compito Socrate è stato assegnato. Visualizzo il compito e potrei inviarlo anche inviami una copia delle mie risposte.
Invia. Bene. Chiudo. Socrate. Esci e posso visualizzare il compito da qui e vedete che è stato assegnato a tutti gli studenti e posso ordinare per stato o per nome e clicco su importa voti. Dice, vuoi importare le note da Socrate? Importa voti, importazione in corso. Naturalmente non ho studenti che abbiano fatto il test. I punti che sono stati assegnati sono 5 punti. Andiamo ora a vedere. Chiudiamo questo. Ritorniamo nel nostro sito e vediamo che quando era stato assegnato il compito nel calendario. Compito Socrate era stato assegnato il 25 giugno, questo nuovo compito. Ritorno ora alla visualizzazione della classe. Vado in stream e vedo che è comparso un nuovo compito su Socrate. È stato pubblicato un nuovo compito. Volevo prima di vediamo anche i voti non sono stati ancora assegnati perché nessuno ha fatto il compito. Mi premeva mostrarvi altre cose. Volevo generare il link di Meet. Vado un attimo sui lavori del corso. Prima di generare il link a Meet, vado su Google Calendar. Questo è il calendario completo di Google che mi viene reso disponibile insieme all'altro calendario che vi ho mostrato prima, e potrei anche da qui fissare poi un incontro in una qualche scadenza o incontro. Mettiamo giovedì 4, potrei aggiungere una videoconferenza di Meet. Partecipa con Google Meet, salva, quindi e mi riporta poi a Meet che sarà in fase di avvio. Posso aggiungere un titolo? Esempio, incontro finale. Vedete che qui ho le date che posso anche cambiare, gli orari che posso anche cambiare e salvo. L'incontro finale è alle 4:30.
dalle 4:30 alle 5:30 del pomeriggio, il 4 giugno. Questo era molto importante, vedere anche il calendar. Ritorno nello stream, vado a generare il link di Meet, ma lo faccio da impostazioni. Avrei potuto farlo anche da lì. Genera link di Meet e mi ha generato il link di Meet. Posso rendere visibile agli studenti il link oppure disattivarlo per il momento. Lo rendo, lo disattivo, per il momento lo aprirò nel momento della web conferencing. Salva e ho generato anche il link per Meet. Meet è l'applicazione di web conferencing che è associata a Classroom, che permette di interagire con video lezioni nella classe. Ecco, dice infatti, non c'è nessun altro qui perché non è ancora aperto e che compartecipa, poi parteciperò al webinar che mi dà il codice qui del webinar che darò, ma i miei studenti si comunque collocheranno all'interno di Classroom. Questo è tutto con questa schermata finale e vi saluto e interrompo la registrazione. Arrivederci.